Dopo una settimana di mare a Ksamil, benvenuti a Tirana. Il video. Wow! Oh, è una struttura importante. Vedi, là ci sono tutte le firme, le scritte. Andiamo a vedere questo progetto fatto invece dall'architetto, da un architetto cinese o giapponese, non ricordo. Questa architettura a forma di nuvola. Andiamola a visitare. È bello visitare i posti. Mamma, non è la forma di cuore. Vabbè, ma ci sarà qualcosa, no? Cioè, ricorderà un pochettino. Sì, dice a forma di nuvola. Dov'è la nuvola? Attraversiamo e arriviamo al cloud. Questa è una forma, cioè è stata fornita praticamente da questa fondazione per la promozione dell'arte in Albania. È una forma artistica, è l'arte che noi non comprendiamo, è l'arte contemporanea. Andiamo a vedere questo cloud all'interno. Wow! Siamo all'interno della nuvola. Vabbè, sono fertili. Vabbè, ma c'è tutto un progetto bello. Ti può anche salire, vedi? Beh, visitatela comunque. Siamo seduti a bere qui qualcosina, ma la cosa strana che non riusciamo noi a comprendere è come facciano le persone a cenare alle 4:30-5 del pomeriggio con la pasta, con la pizza. E questo qui è il Phun Khat numero 2. E qui siamo arrivati alla piramide. Alla piramide, punto. Alla piramide di Tirana. Dai, si visita comunque in mezza giornata. Una giornata intera se uno vuole visitare proprio il centro con i musei e quant'altro. Due giornate si riesce a visitare già tutta. Dai, dai, dai che ce la facciamo. Abbiamo seguito tutti i vari consigli che ho visto, sono praticamente contro luce, ecco, così è meglio, su TikTok, su Instagram, su YouTube, ovunque, e consigliavano a tutti quanti di venire alla Sky Tower, allo Sky Club, che è questo bar, ristorante, in questo posto praticamente che gira, questa torre qui in alto siamo, vediamo praticamente tutta Tirana e in un'ora, se non mi sbaglio, dovrebbe fare il giro a 360 gradi, quindi vedremo praticamente tutto il panorama di Tirana. Siamo al tramonto, quindi perfetto. Per chi mi segue su Instagram già l'ha visto, quindi seguitemi anche su Instagram. E questo è il piatto. 23,50 euro, quindi non stiamo spendendo nemmeno tanto. Ah, ma la cosa più importante è che noi sì, qui stiamo cenando, ma abbiamo anche un ospite qui sulla sedia, cioè che sta dormendo praticamente, che non gliene frega nulla della musica, delle persone, niente, tranquillissimo. Credo abbiano una passione per i telecomandi. Ultimo pranzo e siamo venuti a Copper Steakhouse. Copper Steakhouse, sì.
com'è questo piatto? Me non è arrivato perché hanno sbagliato a capire, avevo detto costoletto, invece una cosa. Nessun problema. Ragazzi, siamo in aeroporto. La vacanza è finita. Abbiamo già lasciato la macchina, siamo venuti un po' prima qui, stiamo cenando qui. Portatevi al solito sempre qualcosa da mangiare, perché quello che si paga negli aeroporti è qualcosa di impressionante quanto costano le cose. E per non farci mancare nulla, anche noi siamo ancora un'ora di ritardo. Se la partenza era alle 23:45, ora è segnata mezzanotte e 45, quindi l'una meno un quarto. Ottimo. Viaggetto romantico sopra le stelle. Ah, non ci stanno, perché qua c'è troppa luce. La sola si vede.